Ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo video di Valiant Hearts. Io sono Mazzetes, proprio detto Mazzetes. E in questo video impersoniamo di nuovo Freddy e siamo con le truppe canadesi, ci ha appena detto. Ho saltato naturalmente l'introduzione perché è la stessa che si è vista alla fine dello scorso video. Tiriamo una leva. Cioè, bastava tirare una leva? Bello. Ma questi sono tedeschi? No? Ma sono canadesi, ma sono vestiti come i tedeschi? Quello spara però, ma sei scemo? Ok. Oi. Oi. Abbiamo il supporto aereo per fortuna. Vai, tiriamo la leva come prima. No, forse devo tipo girare da un'altra parte. Cosa? Ah, non mi fai vedere tipo. Faccio 20. No, è più indietro. E dove c'è quel capanno là, no? 60 andrà bene. No. Un po' di più. Tipo così. 65. No. Che poi magari non è quel capanno che devo colpire. Chi devo colpire? No, qua si sparano troppo, non posso proseguire. Ah, c'è un armadio vuoto. Ma tra l'altro non li puoi chiudere gli armadi? Io odio il disordine. Ah, qua c'è tipo una campana. Cos'è? Ah, posso vedere dove... Oh! Uno è a 65. E l'altro è a 15. E qua ci sarà un oggetto di fissa? No. Ah sì, questo è un oggetto? Un cappellino. Però è chiuso. Proviamo 65 un po' meno. No. Però scusa, allora 60, 65, 70, 75. Ah no, 65 più in qua. Così. Preso, primo andato. E l'altro era 15. Quindi 40, 20, 15, dovrebbe essere così. No, non era qui. Aspetta, vediamo che non sia un fail come prima. No, 0, 5, 10, 15. Proviamo un pelo di più. Yes! Possiamo continuare di qua, suppongo, a questo punto. Infatti. E lui era già là? Occio, ce n'è un altro. Via. Ricarica, ricarica, bravo. Dio, via, questo spara ancora. Oh, c'è un aereo che sta precipitando pure. Se mi copri la visuale. Ok, credo di essermi salvato. Non posso proseguire perché qua sparano a raffiche. E però là non... Vabbè, se andiamo qua sotto.
È un oggetto qua. È una lampadina, che bella. Là manca una leva. Dammi questo, la userò come leva, suppongo. Solo nei videogiochi si può usare tipo tutto come leva. Qua ci sono delle monete. Però qua. Devo tipo caricare i proiettili o ce li ha già il cannone? Ah no, ce li ha già. Allora, dove devo sparare però? Spara, ma dove? Io! Sparo, dove sparo? Non si vede niente. Let's go! Ok, ma. Ah, più in su. Più in giù. Più in su. Più giù. Più giù. Presi. Grandissimo. Tra l'altro, nell'idea originale della Ubisoft ci dovevano essere dei livelli anche fatti come quell'aviatore là. Solo che poi non sono mai stati fatti. Infatti si vedono anche dei. Oh no, ci ha rubato il carro armato. Delle immagini su internet, diciamo, come una di quelle che ho utilizzato per fare il. Ma perché non andava avanti? Boh. È come una di quelle che ho utilizzato per fare la miniatura del video, diciamo. Che ritraggono anche quell'aviatore là inglese. Però poi alla fine non è stato utilizzato. Però se gli sto troppo accanto non vedo dove sono. Dove cadono i proiettili, eh. Oddio, 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 via, 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 via. Salvato per un pelo e l'altro è mo c'è morto? Suppongo di sì, ma è lui che non sa guidare, dai! Cioè fanno guidare il carro armato tutti adesso. Oh! Porca miseria, aerei che esplodono. Mi era sembrato di vedere un oggetto là, però. In una situazione un po' precaria del grano, usiamo un carro da rifornimento per ripararci. Tra l'altro continuano a sparare al carro, non a sparare tipo dietro, eh. Ma vattene. Vabbè. Ah, è un tedesco quello. Ops. Io volevo che mi lasciasse passare. Prendiamo questo e. No, ma c'era qualcosa qua? Aspettate, che se ci arriva qualcosa. No. E qua a parte la leva c'era qualcosa? No. Perché ultimamente sto trovando davvero pochi oggetti. Mi preoccupo un po' troppo del finire i livelli. E non cerco gli oggetti. Che vento che c'è qua dentro? Cos'è sta roba? Ecco un oggetto. Li ho trovati tutti! Sto proprio dicendo, non me ne preoccupo più. E invece ce l'avevamo fatta. Sembrava impossibile. Eppure ce l'avevamo fatta. Bug grafico over 9000. Sacrifices, Ce l'abbiamo the fatta. Canadians finally managed to take the hill back from the Germans. Abbiamo ripreso la The United collina. States' entry into the war grew more certain by the week. Ah, gli Stati Uniti entrano in conf A nel last letter from conflitto. Freddy's younger brother confirmed his country's Il fratello newfound di eagerness to Freddy. join the fight. E si vedono gli occhi del fratello di Freddy, che strano. Lui continua a viaggiare con una maschera antigas.
Carl was within a few hundred yards of Emil's farm. E qua ti è arrivato, ma non ti togli la maschera. Arrivano i francesi. Salvezza. Ma noi siamo ancora con la maschera antigas, non puoi togliere, te la fai ridere questa maschera antigas. Il mondo rurale durante la guerra. La produzione doveva continuare. A lavorare. Ho sentito il rumore di qualcosa, spero che non sia niente di grave, del tipo hai finito tutto lo spazio necessario del tuo computer. Ah ok, mi serviva la maschera antigas. Aspettate che guardo cosa è successo qua. Cosa... è successo qualcosa? Non sembra. Boh. I misteri dei rumori di Windows. Ma questa è casa di Emil? E Carl? Cosa sta succedendo? Posso spingerlo questo? No. Speravo uscisse il gas, invece no. Vai là sopra. Ti porto su, forse devi tirarmi la leva. Ma non so cosa muova questa leva. Boh, tu vieni qua. Se c'è un affare servirà qualcosa. Ah, mi ha tolto il carro di mezzo. Però non si vede un Kaiser di niente. Ritiralo giù, scusa. Aspetta che non mi cada sulla testa. No, due. Ah, ok, così salgo al piano di sopra. Oh, si è liberato un po' l'aria qua. Vieni, Balto. Tanto io scendo di qua. Ah, forse devo spostarlo da qua. Balto, sali. E poi la tiro. Mannaggia, che forza sto Carl. Poi Balto, vai a... vai a prendere quello, Balto. Dai, Balto, non so cosa serve la lattina, ma la prenderò. Prendi una lattina, cambierà la tua vita. Forse devo far cascare questo, ma riesco a farlo cascare. Cioè che poteri nascosti ha quella lattina? Era una lattina esplosiva. Oh, dove sei? Oh no! E come ci entriamo adesso? Ah, da là sopra. Questi servono a... ok, se muovo questo cosa succede? Sposta in là, ma cosa succede? Odio questo non vedere niente. Ok, qua c'è qualcosa. Allora, prendiamo questa cesta e la mettiamo. Qua, perché c'era quel cavo col gancio. Quindi richiamiamo il cavo col gancio qua. Ecco, e lo facciamo scendere. No, Balto, sali nella cesta.
Perfetto, e vai in là. Ok, fortuna che avevamo ancora addosso le maschere antigas, allora. Adesso scendi. Non vedo un Kaiser. Forse devo rompere la finestra qua, eh. Ah, ok, allora. Prendi quello, non so cosa sia, ma potrebbe servire. Ah, un oggetto. Due, vai di là. Tira questa leva. Ok, passo di qua. E di qua cosa c'è? Un oggetto e poi... Ah, tu puoi andare in là ancora. Ma non vedo niente. Forse devo rompere un'altra finestra. Sì, perché non torna in qua. E però di qua non si vede niente. Allora io devo... Ma scusate, non posso uscire di qua? No. Allora, torniamo di qua. Ah, aspetta, se ti faccio abbassare l'affare mentre sono di qua. Ok, poi lo ritiro su. No. Andiamo di qua. E lo so che stai morendo, cara mia, ma... Non è così facile come sembra. Oh, scendi giù dal tetto. E mo come passo? Ok, scendiamo giù. Perché chiama me se non sa neanche che... Vai via. L'ha salvata ma... E muore. Ma scusa, se gli dai la... se dai la maschera a lei come... pretendi di poterla salvare? Ah, adesso non muore, se la trascina non muore. Caro, je suis là. E muore lo stesso. E allora muoiono tutti qua. Vabbè, è vero, non è ancora morto nessuno, però saving. April 16th, 1917. Emil was still sick. È ancora malato. But the general needed every soldier who could stand to launch his big offensive. Once again, it was to be the battle that would bring an end to the war. Credo di aver registrato abbastanza, sì. Quindi vi invito a iscrivervi al mio canale per far parte anche voi della ciurma. Non vi piacerebbe far parte della ciurma? Per ora siamo tipo 22, ma con te saremmo 23. Ehi, che è un numero più bello di 22. Metti un commento, mi piace. Se ti piacciono i miei video, vieni a cercarmi su Facebook, dove posso parlare, diciamo, un pochettino più facilmente con anche gli iscritti e tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Cari membri della ciurma e non, io vi saluto. Ciao!